Ecco chi si allievo. L'ultima volta sono venuto con il mio dedo e avevo 12 anni. Andrò al cimitero, ho un po' di cose da raccontarmi. Ma prima dobbiamo trovare la Kretschmer. La Kretschmer? Che cos'è? L'albergo. Ah, va bene. Si va da piano con le storie dei blog e di piedi tagliati. Qui non vanno molto d'accordo con i poliziotti, gli agenti investigativi. Bisogna trovare un espediente. Va detto che qui non apprezzano neanche gli storici, i registi, i sociologi, i fotografi, i romanzieri. Ma non mi dire, in pratica odiano tutti. Perché sono così diffidenti per la guerra? Non pronunci la parola guerra. Te la scordi. Che cosa vuol dire questa scritta sulla lapide? Vuol dire tu che vieni davanti a questa tomba, continua per la tua strada senza raccogliere niente. Qui giace l'anima dannata di Peter Plogojevich, morto nel 1725 a 62 anni. Che il suo spirito maledetto lasci posto alla pace. Cosa ha fatto questo Plog per rendere la sua anima dannata? 3 giorni dopo la sepoltura è andato a trovare la sua donna, di notte. E le ha chiesto le sue scarpe per poter viaggiare. Le sue scarpe? Questo mi ricorda qualcosa. Nei mesi successivi ci sono state delle morti brutali in paese. Le persone all'improvviso si anemizzavano, morivano dissanguate. La tomba è stata aperta e non era per niente decomposto. Aveva mangiato il sudario e, tra l'altro, aveva un'erezione. Gli hanno conficcato un paletto di legno nel cuore? No, nessun paletto nel cuore. Il paletto nel cuore è una cosa da Vlad Dracula, Romania. È un'altra cultura. Da noi il corpo viene fatto a pezzetti. Il più piccoli possibile per essere sicuri che non venga riassemblato. Anche questo mi ricorda qualcosa. La credenza generale qui è che ci siano ancora dei pezzi di Plogojevich. Perché quando ci si avvicina alla sua tomba si sentono i suoi passi sottoterra. Lei non l'ha sentito camminare? Neanche battere i denti? No. Perché tagliano gli alberi l'intorno? Perché le loro radici affondano nella tomba. Non si devono più raccogliere fiori laggiù. Sembra che Plogojevich sia negli steli. Arangel taglia tutto. Arangel? È un vecchio del paese, un amico di Dedo. Sa tutto sui vampiri, sui Vurdalax, Brucolax, Nosferat. In realtà sa tutto di tutto. Un po' come Adrianus in Serbia. Il Danglar serbo sembra quasi un sogno. Vuole sapere se si sta trovando bene. Kvala, Danica.